essere sintetico anche per non annoiare. E la questione è una questione di soldi. È una questione di soldi, una questione di potere. La mafia siciliana, e quindi la nostra terra, la terra di Salvatore, la mia terra, anche se sia Salvatore che io viviamo al nord, ma perché ci sentiamo italiani soprattutto oltre che siciliani. La mafia siciliana è l'organizzazione più potente al mondo per quanto riguarda la criminalità organizzata, anche se in questo momento, grazie ai colpi che gli sono stati inferti, l'organizzazione criminale più potente è la 'Ndrangheta in questo momento, a livello economico, a livello anche di organizzazione militare. Però Cosa Nostra, la mafia siciliana, anche per la storia e per il simbolo e per il punto di riferimento che è stato ed è ancora oggi per le organizzazioni criminali del mondo, soprattutto quello occidentale, rimane sempre la mafia siciliana, diciamo l'organizzazione criminale per antonomasia la più conosciuta, se non la più potente oggi, ma comunque la più conosciuta, la più temibile. Ora, questa organizzazione criminale, cari amici del nord di Pordenone, è riuscita a conquistare il sud dal punto di vista del territorio, ma è riuscita a conquistare tutta l'Italia dal punto di vista economico. Voi dovete sapere che la mafia siciliana e le altre organizzazioni criminali, la 'Ndrangheta, la Sacra Colonna Unita e la Camorra, tutte messe insieme, fatturano ogni anno in nero 100 miliardi, tra i 100 e i 150 miliardi di euro. Non c'è nessuna azienda in Italia che può arrivare a questo fatturato. Per arrivare a questo fatturato dobbiamo mettere insieme la Fiat, l'Eni, la Finmeccanica, tante multinazionali del nostro paese. Le organizzazioni malavitose, la criminalità organizzata, fattura questi soldi. Questo enorme giro di soldi che fatturano le mafie crea potere. Questo potere che si infiltra in tutte le istituzioni del nostro paese, dal piccolo comune di Floridia, dove sono nato io in Sicilia, che voi non conoscete perché è difficile trovarlo anche con la lente di ingrandimento, fino alla capitale industriale del nostro paese, che è Milano, perché tutti questi soldi devono essere riciclati, devono essere investiti, sono così tanti che la mafia vi riesce a investire pure all'estero. Infatti nei paesi dell'est, dalla Romania alla Russia, la mafia ha investito enormi capitali. Ora, questi personaggi che poi vi fanno ridere anche a me, oltre che piangere, cioè Totò Riina, questi che non sanno nemmeno spiccicare una parola in italiano, sono stati capaci di corrompere, di trovare dei soci a livello di commercialisti, colletti bianchi, da acquisire questo enorme potere. Ora, nel momento in cui questo potere di denaro corrompe le nostre istituzioni, nel 1992 c'erano i magistrati, Falcone Borsellino in particolare, ma anche prima c'erano stati altri eroi, perché questi sono i nostri eroi, che si sono messi di ostacolo a questo potere e cercavano di contrastarlo con processi, arresti, e cercavano anche di contrastare i loro alleati, cioè quei politici, quelle parti delle istituzioni del nostro Stato che si facevano portare. Quindi è stato necessario, dal punto di vista della mafia, uccidere Falcone Borsellino. La strage di Via D'Amelio, noi abbiamo scritto questo libro ricordando gli ultimi giorni di Paolo Borsellino, la strage di Via D'Amelio viene eseguita perché, lo so che forse voi vi scandalizzate, ma è la verità, e noi per questa verità
andremo fino in fondo. Perché i nostri pezzi del nostro Stato, altissimi vertici del nostro Stato, hanno accettato, organizzato e voluto insieme alla mafia questa strage. Paolo Borsellino non è stato ucciso dalla mafia. La mafia è stato il braccio esecutivo di poteri ancora più forti della mafia stessa. Perché Paolo si era messo di mezzo a un eventuale potere che successivamente a quel potere che stava decadendo, Argentopoli e quant'altro, lui si era messo di mezzo di intralcio alla nascita di un potere nuovo, facce nuove o apparentemente nuove, che doveva portare avanti nel bene o nel male, secondo me più nel male che nel bene, questo paese. Si era messo di mezzo, come ha detto benissimo Salvatore, anche a quel vecchio potere che non voleva mollare del regno e che cercava in qualche modo di trattare con la mafia. Perché c'è stata una ragione di stare. Ma voi vi potete, ma come si può sopportare? Ma in che paese viviamo? Che il mondo, in che mondo viviamo? Che può succedere una cosa del genere? Come si può accettare che c'è un pentito che ha dimostrato scientificamente che la bomba l'ha messa lui insieme ad altri e che nel garage dove stavano preparando la bomba c'erano funzionari dello Stato con la cravatta che stavano aiutando ai mafiosi? Quindi quando voi sentirete nel Rai 1, sul canale 5, sul Corriere della Sera questa novità, cioè, secondo me dovremmo scendere tutta l'Italia in piazza e protestare contro lo Stato, contro la mafia, lo sappiamo, ma soprattutto contro quello Stato che ha collaborato, perché adesso è un fatto acclarato che c'erano i servizi segreti che stavano mettendo la bomba. Voi vi chiederete, ma perché lo Stato può arrivare a questo punto? Ve l'ho detto prima, cinicamente, ma la mia emozione non la metto dentro, è una questione di soldi.